Buongiorno a tutti, sono qua per introdurvi la prossima lezione che riguarderà il passaggio, ma prima un saluto e un ringraziamento a Gianluca De Ambrosi, che sarà colui che affronterà questo argomento sui fondamentali individuali, un grande tiratore che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia carriera e ci ha fatto sempre molto male. E diciamo che del passaggio non faceva esattamente la propria arma migliore, ma a parte le battute credo che sarà una lezione molto interessante. Reputo il passaggio uno di quei fondamentali un po' sottovalutati, importanti quanto forse la realizzazione di un tiro, per qualità, per difficoltà di esecuzione, per diversa tipologia, e quindi lo reputo veramente uno di quegli elementi imprescindibili soprattutto nella pallacanestro di adesso per l'apertura di tanti spazi. Quindi vi lascio alla prossima lezione, vi saluto tutti e a presto. Proseguiamo, cambiamo fondamentale, andiamo a lavorare adesso sui passaggi, ok? Approfittate di questa situazione per coinvolgere qualche familiare, quindi o il papà o la mamma o il fratello o la sorella. Ok, andiamo ad eseguire un passaggio diretto due mani al petto. Un modo di passare la palla che non è più tanto efficace nella pallacanestro moderna, dove ci sono altre situazioni per passare la palla, però ci lavoriamo lo stesso perché abbiamo modo di migliorare la tecnica del passaggio, ok? Quindi adesso lo andiamo ad eseguire. La posizione fondamentale, palla davanti, ok? Tutte e due le mani, tutti e due i polsi. Devo stendere il braccio, stendere le due braccia verso il compagno o la compagna che devo passare il pallone e usare i polsi per passare la palla. Vedete i miei polsi, il movimento che fanno lateralmente. Ok, poi mi rimetto in posizione, provo a ricevere la palla, ok? E stendo, vado e stendo, ok? Stendo e uso i polsi. Stendo e usi i polsi, sempre da posizione fondamentale, così lavoro anche sulle gambe. Poi potete velocizzare il movimento, ok? Quindi vado, stendo, ok? Sempre da posizione fondamentale. L'importante è stendere le braccia e usare tutti e due i polsi per passare la palla, ok? Curate i particolari. Modo di passare il pallone, ok? Passaggio a una mano laterale, che è più efficace nel basket moderno, ok? Io sfrutto mia figlia Eva Zoe, così si allena anche lei, sempre da posizione fondamentale, posizione dei piedi e gambe basse, ok? Mi aiuto con un passettino con la stessa gamba, quindi stessa mano, stessa gamba, per andare lateralmente, ok? Stendo il braccio e uso il polso per passare la palla lateralmente. Ritorno in posizione, ok? Quindi posizione fondamentale, immaginate di avere un difensore davanti, devo andare leggermente oltre il difensore per fare un buon passaggio a un compagno. Buono, quindi vado, stendo e uso il polso per passare la palla, ok? Mi aiuto, passettino, stendo il braccio e uso il polso per passare la palla, ok? Cosa importante, mi devo allenare anche, chiamami la palla Eva Zoe dove la vuoi, ok? Mi devo allenare anche a fare canestro nelle mani del compagno che mi chiama la palla, ok? Quindi curate i particolari, mi aiuto, passettino, lateralmente, stendo il braccio, uso il polso e faccio canestro sulle mani del mio compagno che mi chiama la palla. Ok, poi passiamo con la mano debole e quindi con la mano sinistra, stessa cosa, ok? Sempre da posizione fondamentale, strappo per portare la palla sul lato sinistro, mi aiuto, ok? Passettino leggermente laterale, stendo il braccio e uso il polso e ritorno in posizione. Poi avanzo, vado, boom, ok. Bene, posizione fondamentale, porto la palla proteggendola sull'altro lato, ok?
stendo il braccio e uso il polso, come in una situazione di tiro, ok? Qua il polso è veramente importante. Vado, stendo e uso il polso e ritorno, ok? Poi posso farlo una volta a destra e una volta a sinistra. Boom, e ritorno. Boom, e ritorno. Boom, e ritorno lateralmente. Boom, lateralmente, oltre il difensore. Boom, faccio canestro nelle mani del mio compagno che mi chiede la palla. Ok? Uso Evazoi come difensore, così vi faccio vedere il motivo per cui è importante allenare questo tipo di passaggio. Ok? Durante quando giochiamo, ok, allenamenti e partite. Difensore davanti a me, devo passare la palla al mio compagno che me la chiama di fronte a me, ok? Il passettino laterale mi consente di andare, di creare quel minimo di separazione tra me e il difensore, poi stendendo il braccio in avanti e usando il polso, ok, per fare un passaggio corretto al mio compagno di squadra. Quindi passettino laterale, vado oltre il difensore e eseguo il passaggio, ok? Ritorno in posizione, passettino laterale e eseguo il passaggio. A sinistra la stessa cosa, devo andare leggermente oltre il difensore ed eseguire un passaggio corretto stendendo il braccio e usando il polso, ok? Vado oltre e stendo il braccio e uso il polso. Su una situazione di passaggio laterale a una mano, adesso usiamo l'incrocio, ok? Prima stessa mano, stesso piede, adesso incrociamo, quindi sempre da posizione fondamentale, va bene? Da questa posizione uso il perno, sul lato destro il piede perno è il destro, e quindi da questa posizione qua incrocio e vado oltre il difensore e eseguo un passaggio a una mano laterale, ok? Laterale, incrocio, stendo il braccio e uso il polso e ritorno in posizione, ok? Incrocio, vado oltre il difensore e ritorno in posizione, va bene? Quindi 10 volte a destra, poi lo faccio a sinistra, quindi da questa posizione porto la palla sull'altro lato, ok? Incrocio, vado oltre il difensore, stendo il braccio e uso il polso e ritorno in posizione. Ricordate che devo fare canestro nelle mani del mio compagno, dove mi chiama la palla. Vado, il mio compagno mi chiama la palla e devo fare canestro sulle mani del mio compagno. Boom. Vado. Beh. Dopo aver fatto 10-10, faccio una volta a destra e una volta a sinistra. Ok, posizione, piede perno, incrocio, laterale. Piede perno, incrocio, laterale. Ok, vado, destro, stendo e uso il polso. Incrocio per andare oltre il difensore, stendo il braccio, uso il polso. Uso sempre Evazoi come difensore, così vi faccio vedere il motivo per cui è importante usare questo movimento, usare il piede perno e l'incrocio per passare la palla. Il difensore davanti ostacola, questo movimento di incrocio mi consente di andare oltre il difensore, ok? E fare un passaggio senza il difensore, senza che il difensore mi ostacoli. Quindi vado, incrocio, ok, oltre il difensore e eseguo il passaggio, va bene? Sul lato sinistro, piede perno sinistro, incrocio, vado oltre il difensore e eseguo il passaggio. Dopo averla fatta in maniera abbastanza statica si può aggiungere qualcosa di più dinamico, quindi possiamo lavorare su due aspetti, sia sull'aspetto del palleggio e sia sull'aspetto del passaggio. In questo caso il passaggio è diretto dopo il palleggio, ok? In una situazione di palleggio, quindi lavoro, vai, uso il palleggio, vi ricordate il primo video? Ok, vado, abbasso, quando il mio compagno mi chiama la palla, ok, eseguo un passaggio diretto con una mano, ok? E devo fare canestro dove il compagno mi chiama la palla e ritorno in posizione. Palleggio, mi chiamo la palla, passettino, ok, passettino laterale come abbiamo fatto prima per andare leggermente oltre il difensore, eseguo il passaggio stendendo il braccio e usando il polso, ok, da una situazione un po' più dinamica, ok?
Faccio a sinistra, stessa cosa, boom, e ritorno in posizione. Ok, poi possiamo aggiungere da situazione di palleggio, cambio di mano e passo alla palla. Aumentiamo sempre più la difficoltà. Quindi palleggio, cambio di mano frontale, ok, e passo alla palla. Cambio di mano frontale e passo la palla con la mano sinistra. Ok, e vado in posizione. Va bene, curate i particolari. Non vi concentrate solo su un aspetto, però ricordatevi di allenare tutto: palleggio, cambio di mano usando il polso, quindi secco e veloce, ok, l'altra mano pronta a ricevere la palla, passettino laterale, stendo il braccio e uso il polso. Poi posso cambiare il cambio di mano, quindi al posto di farlo frontale, un'ulteriore difficoltà sotto le gambe e passo la palla e torno in posizione. Ok, palleggio sotto le gambe e passo la palla e torno in posizione. Ok ragazzi, altri spunti, altri video per allenarvi individualmente, per migliorare il vostro bagaglio tecnico, ok? Ripeto ragazzi, esercizi tra virgolette semplici, però da curare i dettagli particolari. Lo so che magari non sono esercizi divertentissimi, però questo è il momento giusto per farli, per migliorare individualmente. Quindi acquisite, migliorate la vostra tecnica, ripetete, ok? E vedrete che quando ritornerete in palestra sarete assolutamente migliorati. Ok ragazzi, teniamo botta, e prima o poi ci rincontreremo tutti quanti sui campi di pallacanestro. Ciao ragazzi.